perché no, degli amici, perché spesso è capitato, e chiaramente che succede? Che è una sorpresa assolutamente legittima, cioè io lo posso fare, cioè posso diventare presidente della regione e dire Ignazio Corrotti è il dirigente generale dell'assessorato all'ambiente. È una cosa assolutamente legittima. Il problema qual è? Che il dirigente che io porto nel mio assessorato poi chiaramente dovrà acquisire tutto il know-how, cioè tutte le conoscenze che quello di prima aveva acquisito, quindi ricominciato da zero. Nel momento in cui io faccio intervenire lo spoil system all'interno di una programmazione, quindi per esempio nel settennio 2007-2013, automaticamente blocco quella programmazione e devo ricominciare da capo. E quindi chiaramente tutti quei fondi che stavo magari utilizzando perché procedevo attraverso una serie di programmazioni utili si perdono. Questo è. E questa è una cosa denunciata tra l'altro dalle stesse amministrazioni. Ma il problema ancora più grave non è soltanto sulla programmazione europea, perché se noi andiamo a vedere, ad esempio, l'utilizzo di fondi nazionali per un problema noto a tutti come quello dei rifiuti, vediamo che la situazione è ancora più impietosa. Tutti conoscono chiaramente la situazione in cui vive la Sicilia. Noi abbiamo avuto due dichiarazioni dello stato di emergenza, quella a Cuffaro e quella a Lombardo, e ci apprestiamo ad avere la terza dichiarazione dello stato di emergenza. Come sapete, il presidente Rosario Crocetto è salito a Roma a parlare con Del Rio, proprio perché sta chiedendo la terza dichiarazione dello stato di emergenza. Ora, noi ci potremmo domandare com'è possibile che siamo arrivati a questa situazione dopo un ventennio all'interno del quale la situazione di emergenza deve essere chiusa e all'interno della quale sono stati fatti degli stanziamenti talmente cospicui che la domanda diventa assolutamente legittima. Ora io mi limito a leggere due OPCM, che sono due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vennero fatti per la dichiarazione dello stato di emergenza di Cuffaro e per la dichiarazione dello stato di emergenza di Lombardo. In questi OPCM praticamente non si fa altro che fare l'elenco dei soldi nostri che devono essere utilizzati per realizzare gli impianti. Come tutti sappiamo, poi non si è fatto nulla, tant'è che la commissione d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti al Parlamento delle due ultime legislature hanno dimostrato che c'erano dei conflitti aperti da criminalità organizzata e Stato, all'interno dei quali poi si è bloccato tutto. Allora, vi dico quanto è stato stanziato, quanto ammontava il primo stanziamento dei soldi nostri, chiaramente. All'articolo 13 del documento veniva quantificata le risorse finanziarie in cui poteva accedere il commissario delegato. Attenzione, fateci caso, i commissari delegati durante le crisi dei rifiuti sono sempre i presidenti delle regioni. Cioè a dire, è una cosa che si fa, cioè non è illegittimo nemmeno questo, però il problema è questo. Io dimostro di essere incapace di gestire i rifiuti e il Presidente del Consiglio dei Ministri mi dichiara responsabile per l'uscita dall'emergenza. Cioè io sono incapace, però continuo a essere vengo dichiarato capace di poter risolvere la situazione. Questo anche un bambino di 2 anni mi dovrebbe chiedere che c'è qualcosa che non va. Ma e succederà anche con Crocetta. Io mi gioco le mani, che me le posso pure bruciare in questo momento, che sarà il prossimo commissario delegato. Allora, quindi il commissario delegato per l'attuazione del piano poteva accedere a 200, è talmente lungo questo numero che non riesco nemmeno mai a leggerlo, 239 miliardi di lire, ai quali si aggiungevano i residui dei fondi strutturali europei relativi agli interventi in materia di gestione. Con questi soldi loro avrebbero dovuto fare impianti di smaltimento, siamo nel 99, gli impianti di smaltimento, i primi termovalorizzatori, perché in realtà non erano presi molti all'inizio, gli impianti per il recupero della plastica, eccetera, eccetera. Ora vi faccio l'elenco di queste somme, perché sono interessanti, che obiettivamente noi ci chiediamo sempre, ma non arrivano soldi in Sicilia? Non è affatto vero, quando dicono non ci sono soldi, non è affatto così, i soldi ci sono, il problema è che vengono distratti o non utilizzati. In questo caso vengono distratti, perché quando non vengono i soldi europei, diciamo, sono gestiti un pochettino in modo più intelligente. Allora, il commissario delegato dispone di, questo è l'articolo 12 dell'OPCM 2983, 20 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse del capitolo eccetera eccetera, 38 miliardi 359 mediante l'utilizzo delle risorse degli articoli eccetera, 80 miliardi, poi 100 miliardi, la cassa per il mezzogiorno, tutta la cassa per il mezzogiorno, 20 miliardi per la realizzazione della Regione Siciliana dei progetti LSU, 825 milioni per l'attuazione di altri programmi, più tutti gli altri soldi che erano stati destinati per i fondi europei. Questa per la prima programmazione, quindi per il primo programma dei rifiuti.
dal primo piano dei rifiuti al secondo piano dei rifiuti si entra di mezzo alla seconda dichiarazione dello stato di emergenza. Cioè, alla regione siciliana arriva questo fiume di denaro, non ne viene utilizzato nemmeno, anzi, vengono utilizzati praticamente tutti perché vengono indicati tutti i vari capitoli di utilizzo, ma non viene fatto nulla, tant'è che all'arrivo di Lombardo lui dichiara il secondo stato di emergenza e al secondo stato di emergenza arrivano questi altri soldi, che si sommano a quelli prima, che sono 59. E poi senza soldi dovremmo risolvere la situazione. In termini economici, gli stanziamenti individuati per la realizzazione delle opere contenute nel piano nell'arco temporale di 6 anni, e praticamente questo è il secondo piano, ed è il secondo piano praticamente doveva operare dal 2002 al 2006, 2002, no, 6 anni, 2002-2008. Allora, praticamente, in termini economici, gli stanziamenti individuati per la realizzazione in 6 anni della sua operazione vennero stimati in 673 milioni di euro distribuiti tra le somme dell'ordinamento. Questa somma qua. Allora, con questa somma qua, praticamente, noi avremmo dovuto realizzare, secondo il programma di Lombardo, i famosi inceneritori per i quali poi si avviò la procedura di infrazione della Commissione Europea, che tutti conoscono, che se volete ve la ricordo in due parole. Esatto. ma è una cosa talmente drammatica che quando ci pensiamo è sconcertante. Cioè, praticamente in due parole. Magari qualcuno lo sa, perché è interessante questa cosa. Cosa accadde praticamente? Furono stanziate queste somme per fare quattro impianti di termovalorizzazione. Lasciando stare che noi siamo studenti contro la termovalorizzazione per tutti i motivi che, inutili che ve lo dico perché tanto lo sapete meglio di me, ma il problema è stato questo: siccome dovevano essere gestiti da aziende mafiose, questo è un dato di fatto perché la Corte dei Conti ha prodotto una decisione, una sentenza che l'ha dimostrato, allora cosa hanno fatto loro? Non hanno pubblicato il bando nella Gazzetta Ufficiale Europea. Cioè praticamente è come se io, per non fare sapere a tutti quanti che faccio questa cosa, faccio un mucciume tra gli amici. Così è stato fatto, la Commissione Europea ha detto questa cosa non funziona. E gli hanno bloccati. Cioè, nonostante questi soldi sono stati utilizzati per altri tipi di impianti, non realizzati nemmeno questi. Oggi noi ci troviamo, nel momento in cui parliamo, con un piano dei rifiuti del 2012 che prevede 9 impianti di discarica, 3 dei quali sono chiusi. Uno chiuso dalla magistratura per le famose vicende del dirigente dell'assessorato territorio e ambiente, quello che non ricordo il nome. Cannova, esatto. Altre chiuse perché sono sature. E quindi noi praticamente abbiamo una capacità di abbancamento della regione divisa soltanto in 6 discariche. Ora, uno potrebbe dire, è una situazione di crisi che si è legata all'incapacità dell'amministrazione o è una situazione di crisi programmata per creare un altro commissariamento? Visti gli anni che passano... Perché in 30 anni, all'interno dei quali sono state stanziate tutte le somme che vi ho detto, è difficile che io non riesca a fare nulla di nulla. Allora è più facile pensare che in realtà c'è un meccanismo all'interno del quale crea una sorta di disordine organizzato che mi permette di fare quello che assolutamente voglio, perché alla fine, facciamoci caso, la gestione ordinaria dei rifiuti, così come di qualunque altra cosa, ci impedisce di andare, diciamo, fuori dai confini della legge. Noi abbiamo delle norme in materia di ambiente che sono veramente efficaci, noi abbiamo un sistema, un impianto normativo davvero efficace, il codice dell'ambiente 152 del 2006 è un testo unico davvero efficace, il problema è come faccio a eluderlo? Con le ordinanze contingibili ed urgenti, cioè quel sistema di deregulation che si verifica solo in caso di emergenza. Ma come faccio a creare emergenza così? Se io ho solo 6 discariche in tutta la Sicilia e devo abbancare il 95% di munizia nelle discariche, è chiaro che non ce la faccio. E quindi cosa faccio? Le dichiarazioni dello stato di emergenza.